34 provvedimenti di misura cautelare, 13 in carcere, 15 agli arresti domiciliari e 5 obblighi di dimora nei confronti di altrettanti indagati per spaccio di droga tra i Picentini e la Piana del Sele. Questo è il bilancio dell'operazione Thunderbolt 1, scattata all'alba e che ha visto coinvolti gli uomini del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, supportati da 2 unità del nucleo cinofili di Sarno e da un equipaggio del 7° elinucleo di Ponte Cagnano, con l'ausilio dei reparti territoriali. Un'operazione coordinata dalla Procura di Salerno che ha consentito di scoprire e sgominare un'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, reato contestato a 6 indagati. Per gli altri invece il reato è quello dello spaccio di stupefacenti, nello specifico cocaina, hashish e marijuana. Lo stupefacente proveniva dal napoletano, 4 degli arresti infatti sono stati effettuati a Bosco Reale all'8H delle Vele di Scampia. Le indagini hanno avuto inizio dall'omicidio di Vincenzo Persico, avvenuto a gennaio del 2014. L'attività investigativa ha consentito di inquadrare il fatto di sangue nell'ambito di contrasti nello spaccio di stupefacenti nel territorio controllato dall'organizzazione. Dopo i primi 4 arresti per l'omicidio, infatti, si è giunti a questi 34 provvedimenti cautelari e oltre a 10 indagati con perquisizioni domiciliari. Uno dei 4 arrestati per l'omicidio Persico, cioè Domenico Lamberti, detto Mimma Mafia, sarebbe stato un elemento di riferimento per una fitta rete di pusher locali nei comuni di San Cipriano Picentino, Monte Corvino Pugliano, Giffoni Valle Piana e località limitrofe. Persico, in sostanza, si sarebbe intromesso negli affari illeciti nella gestione dello spaccio in questi comuni. Le indagini hanno consentito di individuare i componenti di un nuovo gruppo criminale operante a Battipaglia, delineandole i ruoli ricoperti e le modalità di smercio, ad esempio con il linguaggio in codice che faceva riferimento a mangimi per animale. Altro particolare emerso, quello della presenza di donne nelle figure apicali delle organizzazioni criminali scoperte. Era uno degli espedienti utilizzati perché una delle persone destinatarie delle misure cautelari aveva un'attività commerciale nel settore, per cui alcune transazioni, alcuni accordi venivano presi facendo riferimento appunto a presunte cessioni di materiali o di mangimi o di altro che effettivamente veniva commercializzato. Altro aspetto, quello dell'organizzazione anche familiare con delle donne, insomma, nelle posizioni apicali. Senza dubbio sì, e soprattutto questo nel gruppo principale delle 6 persone a cui è contestato il reato associativo, che vedeva a capo questo gruppo proprio una donna.